Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Bene amici di Bike Show, benvenuti a questa nuova puntata. Siamo qui a Cassinazza, siamo provincia di Como, siamo qui per la festa di Davide Ballerini, quindi festa del Fans Club di Davide Ballerini, ospiti, la serata ci sarà, una lunga serata divertente, ci sarà Schiavone e tanti altri, però seguiteci, iniziamo questa puntata con il Fans Club di Davide Ballerini. Festa di Davide Ballerini, Fans Club, ospiti speciali, ospiti by show, partiamo subito. Siamo cavalieri, quindi partiamo con Mara Fumagalli. Mi offenderei se non parti a lei. Ci offende lui, Ci offendono anche i telespettatori, dai. Ciao Mara. Ciao a tutti, grazie, buonasera. Allora, siamo qui a festeggiare intanto la stagione di Davide. Festeggiamo anche la tua partenza, ripartenza, ricominci, riprendi le gare, ti vedo già in forma anche. Sì, dai, ringrazio Davide innanzitutto, siamo amici da molto tempo, quindi mi fa molto piacere essere qui alla festa del suo Fans Club, ci tenevo particolarmente e sì, ho ripreso con una gara già quest'anno, la preparazione è in corso, quindi l'anno prossimo spero di poter dire ancora la mia. Allora, con Davide probabilmente è una persona in comune che è Andrea, quindi Andrea ti segue per quanto riguarda la fisioterapia, così? A volte sì, esatto, purtroppo siamo un po' distanti, però appena ho l'occasione cerco sempre di andare da Andrea perché lui è un professionista al 110%, con la quale io mi sono sempre trovata bene e di cui mi fido particolarmente. Vabbè, mi svelo un segreto, gli ho offerto l'aperitivo prima di dire questa cosa e quindi... Allora, intanto il fisio è carico, bello, è un po' che non facciamo la trasmissione, quest'anno siamo un po' assenti, però con Davide, con Fast Club ci troviamo sempre. Stagione, coi corridori come andate? Tanto te segui sempre i ragazzi, quindi... Ma sì, sai, quando sono a casa cerco sempre di dare una mano per quello che posso, che possono loro, compatibilmente con gli impegni della squadra. Ho avuto modo di vedere un po' Davide poi dopo l'infortunio, ci siamo visti un po' in questo ultimo periodo e... Dai, adesso scelta di cambiare team, una bella scelta e penso che, sai, quando vieni fuori da un team così importante devi avere delle grandi motivazioni e sicuramente lui in Astana può avere il suo spazio che magari in un team così grosso veniva un po' a mancare, quindi per quanto mi riguarda una scelta azzeccata e sicuramente gli dà quella carica in più di partire poi bello convinto per la stagione nuova. Poi sentiremo Davide rientrare in Astana che ha bisogno di essere anche rilanciata perché gli ultimi anni sono stati un pochino, diciamo, non hanno ottenuto i risultati che pensavano, quindi sicuramente ha bisogno di rilanciarsi. Però parlando con Mara, l'anno prossimo, tuoi obiettivi, stagione, mountain bike, ma parli anche col cross? Beh, allora, ciclocross, sì, abbiamo un appuntamento che è la staffetta il 13 di gennaio, quindi parteciperò sicuramente. Prova in linea ancora da definire con il team,
e credo, essendo già lì, 2 più 2 fa 4. Lei sempre... Quanti anni da professionista, diciamo? Ormai ho perso il conto, è dal 2007 che corro, quindi speriamo di riuscire a portare a casa ancora qualcosa, insomma. Gli anni sono passati, ne sono passati tanti, ne ho tanti anche, tanti, relativamente tanti anch'io, dai. E quindi spero di riuscire a portare a casa ancora dei bei risultati, insomma, dai. Vedo Andrea pronto. Sì, sembrava quasi che volesse un po' nascondersi, no? E, sicuramente io la seguo sui social, eccetera, anche se appunto, come diceva prima, qualche volta abbiamo occasione anche di vederci a livello lavorativo, ma la seguo spesso, vedo la sua grande determinazione, non ha mai mollato e sa la stima che provo per lei, quindi penso che lei non va alla propria linea per far finta. Forse qua fa la modesta e io l'appoggio in pieno in questa cosa, però... Secondo me, conoscendo Mara, in cuor suo va comunque per fare il meglio possibile, quindi io tifo per lei e sono sicuro che comunque la prova in linea, per quanto valga, farà bene. Poi può andare bene o male, però lei darà sicuramente il massimo. Secondo me c'è una giovane biker, giovanissima biker, qualche consiglio secondo me te lo dà Annabella. Giovanissima biker, e correva quando correvo io, ragazzi. Annabella, intanto vi faccio sempre i complimenti, perché correva quando correvo ancora io, e... Atlanta 98 e... prima perché... 96 io ho smesso 97, quindi Annabella già correva 96, incredibile. Sì Annabella, abbiamo un buon rapporto, io sono tra l'altro la madrina di sua figlia, quindi sì. Quindi sì, ci sentiamo, siamo amiche, ci confrontiamo, un buon rapporto. E secondo me si dico, non mollare, tieni duro. Ma anche perché appunto se c'è, cioè, Annabella comunque ha avuto le prestazioni fino a poco tempo fa, quindi secondo me Mara è ancora nel pieno della maturazione e con la sua grinta e il suo talento, perché non vinci certe gare senza talento, parliamoci chiaro, quindi per vincere quello che ha vinto ci vuole un gran talento e una grande grinta. Secondo me, dai, può rientrare, regalarci delle grandi sorprese e sicuramente farci divertire un po'. Io tifo per lei. Allora, intanto diciamo una cosa, siamo a festa di Davide, cosa dice Davide? Dai, e poi andiamo a tavola noi. Davide cosa dice? Davide non dice, e lui si astiene sempre, però ormai lo conosco bene, quindi io tifo per lui e lui tifo per me, insomma, dai. Bene, allora intanto in bocca al lupo per la stagione, per il rientro, dai, forza, Grazie mille, grazie a te Danilo, e grazie mille anche Andrea, e speriamo, grazie davvero. Noi Andrea ci vediamo dopo col prossimo ospite, giusto? Via, si va a tavola. Bike Show TV. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Bene amici di Bike Show, altro ospite, Luca Mazzanti. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, intanto, ex professionista, una bellissima carriera, ed oggi procuratore dei corridori. Sì, e oltretutto, ma soprattutto a Davide, oggi siamo qui come ogni anno a festeggiarlo. Allora, noi ci troviamo anche alle gare durante la stagione, però qui alla festa con Fans Club ci ritroviamo. Quanto è importante anche, Luca, anche l'affetto dei tifosi per un corridore? Ma certo, è assolutamente sì. Poi ma lui ha un fans ma club che sono, ma soprattutto ha amici, quindi è una cosa in più, lo seguono spesso. E lui cercherà di dargli qualche gioia. Allora, com'è oggi? Tu hai un po' di corridori, quanti corridori hai la tua scuderia? Ah, con in prof, under e madonna quasi 30. Seguire 30 corridori ad oggi, poi i ragazzi sono giovani, un ciclismo diverso dal tuo, diversissimo dal mio, com'è oggi?
Sì, diciamo che oggi sì, ma va un po' troppo di ama corsa, ma specialmente con i giovani è un po' madura. È chiaro che hanno molta fretta e molte aspettative, che invece in questo sport qui sarebbe meglio crescere con un po' di calma. Però adesso poi nei prossimi anni si capirà se questo nuovo modo porta a cose buone, oppure se abbiamo fare a tutti un passo in dietro, insomma. Infatti ho letto una tua intervista recente proprio, che hai fatto un'analisi che approvo e mi piace molto, proprio sui campioni anche di oggi, come Van Aert, come Van Der Poel e Pogacar, via dicendo. È stata un'analisi che mi è piaciuta molto. Sì, ma infatti io guardo appunto e ho visto che Pogacar ha fatto due anni under, e comunque passato che ha vinto un avvenire e tante altre magari. Quindi se secondo me è meglio essere pronti per che poi ha. Insomma, il tempo ma c'è, poi è chiaro, e chi è pronto prima è meglio, ma tutta questa fretta, se ma secondo me a tanti gli porta del male, insomma. Allora, ti chiedo due cose. Siamo qui alla festa di Davide. Allora, un difetto e un pregio di Davide, dai. Ma Davide, vabbè, a parte che viene da un anno che è stato veramente sfortunatissimo per che alle classiche stava bene, e sia alla Fiandre che a Roubaix è caduto, quindi sai, è dura. E poi obiettivamente ha perso l'altra parte di anno per ma che è caduto al Vallonia e praticamente non ha più una corso, quindi ora cambia ma squadra, probabilmente avrà molto ma spazio nella nuova ma squadra, e speriamo che stia bene, ecco. Se lui sta va bene, io credo che possa fare bene sia in Belgio ma anche in altre gare. Ho sentito che vanno già a provare anche Roubaix a fare dei test. Sì, ma quello lì è il suo sogno, è la corsa che ama, e sicuramente, ecco, se gira tutto va bene, è uno degli obiettivi. Io Luca ti ringrazio, intanto buon lavoro, noi ci vediamo durante la stagione. Va bene, grazie a voi. Bike Show TV. Eccoci qua, altro ospite, Marco Tizza. Ciao Marco. Ciao, grazie a voi, è un piacere essere qui alla festa del mio amico Ballero e che la gente si diverta. Allora Andrea, a parte la cena di The Fans Club Ballero, l'ultima volta che ci siamo visti si sono andati di quelle sportellate, credo che però è stata la gara più bella la nostra, diciamolo. Ma senza dubbio, quel giorno lì è stato un giorno indimenticabile, aspetto altri giorni come quelli. Quello mi ha detto il vecchietto, adesso lo faccio fuori, a dire la verità, Marco. Sei stato il più bravo.
Ma mi hanno sottovalutato, mai sottovalutare gli avversari, giusto? Mai sottovalutare gli avversari, non c'è parola migliore. Dai Marco, quest'anno allora, raccontaci la stagione. Intanto tu sei alla Bingo, giusto? Squadra? Sì, ho rinnovato fino al 2025. La stagione è partita benissimo l'anno scorso. Purtroppo metà stagione ho avuto citomegalovirus e quindi l'ho scoperto tardi. Mi sentivo fiacco. Alla fine, quando ho fatto gli esami, ho scoperto di avere questo virus qua e niente, è andato come andata. Però la squadra, dai, mi ha dato fiducia e quindi ho rinnovato altri 2 anni. Ti vedo già bello motivato perché hai già messo alle spalle la stagione l'anno scorso, quindi sei già bello motivato sulla stagione nuova quest'anno, che è l'anno prossimo. Sì, sì, io guardo sempre avanti, non mi guardo mai le spalle, quindi sono già bello carico, pronto per il futuro, quindi non vedo già l'ora di iniziare la nuova stagione. Allora, ti vediamo sempre all'attacco, sei un attaccante, sei dentro le fughe, porti anche risultati anche così. Qual è gli obiettivi per l'anno prossimo, Marco? Ma l'obiettivo come sempre è vincere, poi alla fine faccio sempre quello che mi dice la squadra, io sono un uomo di squadra, quindi a me quello che mi dicono io faccio e va bene per la squadra. Ecco, com'è la squadra? L'ambiente, la squadra? Ma la squadra, appena ho messo piede mi sono trovato una famiglia, mi hanno accolto braccia aperte, sono tutti amici, io guarda, mi trovo davvero bene, che dire, è un posto favoloso. Allora, qua adesso coinvolgiamo Andrea, dici qualcosa. Oh, guarda, non voglio parlare da amico di Marco, parlo da persona che guarda le gare, perché mi sembra giusto fare così in questo momento. Quante vite che non avete fatto l'aperitivo, Non abbiamo fatto l'aperitivo. Guarda, Marco lo vedo motivato, infatti è venuto anche da me l'altro giorno perché vuole essere a posto comunque per la nuova stagione. Sicuramente Marco è un atleta che si allena più di tanti altri. Ho visto fare dei carichi di lavoro a lui che ho seguito un po' gli atleti importanti, come ben sapete, ma ha una testa che quando si mette, anzi forse a volte fa anche un po' troppo, no? Forse a Marco manca quel pezzettino, perché se guardiamo lui è sempre davanti in gare importanti, anche al famoso campionato italiano con Formolo, quando era lì con lui, poi in discesa ha avuto il problemino, quindi a volte serve anche un pizzico di fortuna che magari fino ad oggi gli è mancata. Io gli auguro di avere la forza che ha avuto in questi anni e anche quella parte di fortuna che, Danilo, tu sai benissimo meglio di me, avendo fatto professionista, a volte serve per fare anche il salto di qualità, perché basta poi una gara dove magari fai quarto e sei lì con i primi, vinci e cambia la tua carriera. Quindi sicuramente lui dà la sua la passione per il ciclismo, la forza e la determinazione che sicuramente mette in ogni allenamento, quindi gli auguro una grande stagione, di raggiungere buoni risultati. Questo è parlato bene. Gran belle parole, il ciclismo pure questo, ci vuole anche tanta fortuna e alla fine l'impegno, tutti penso che ci mettono l'impegno, però a volte serve anche la fortuna. Serve molta fortuna quando si corre in bici, perché si fa un lavoro anche pericoloso, si rischia sempre tutti i giorni, quindi serve anche quello, anche nelle cadute o quando capitano problemi. Ma io vedo, noi è diventato molto pericoloso, io esco di casa che avete in zona Milano, la prima mezz'oretta a spostarmi per le salite è diventato veramente pericoloso, anche se sei da solo me la vedo male tutti i giorni, non dico che ho litigare tutti i giorni, ma il 90% si rischia. Allora, cosa diciamo a Davide invece? Siamo qua ospiti al suo fans club, ai suoi amici, vediamo che sono sempre tranquilli i fans club anche alle gare con Davide. Ma tranquilli, dipende dove li vai a vedere, ma Davide è mio amico, lo ringrazio che mi ha invitato qui, ci alleniamo insieme molto spesso, quindi è una giornata di festa e spero che la gente si diverta in questa cena. A prima gara che ti vediamo? Ma dovrei iniziare come l'anno scorso al 6 di Tour, poi dovrei rimanere lì in Arabia, faccio Oman e poi rientro in Italia alla Gueglia. Andrea, volevo collegarmi prima al discorso fans club. Il bello è che sono due atleti molto genuini, hanno due fans club bellissimi, sia Davide che Marco, perché anche Marco alla Coppa Agostoni è un piacere andare sugli solo per vedere, quindi il bello è che due comaschi, parliamo comasco Pianzò, lui milanese perché veniamo a milanese, riescono ad avere due fan club
tifosissimi, ma essere anche comunque due persone umilissime, grandi amici, e non vedere quella grande rivalità che a volte si vede con grandi corridori. E questo è bello, comunque siamo due milanesi, quindi giochiamo in casa noi. Io vivo in Brianza, ma come vedete dalla mia carnagione non sono brianzolo, però va bene. Dai, l'importante è essere grandi amici. Bene, dai, allora noi ti facciamo intanto un bocca al lupo per la prossima stagione e buon proseguimento della serata. Oh, che la serata proceda bene, dai, per ora va bene e che tutti si divertano. Ci vediamo dopo. Mangiamo qualcosa e poi ci vediamo. A dopo. Bike Show TV. Bene, amici di Bike Show, siamo qui con festeggiato, qui festa, tua festa, Davide Ballerini. Tanto ciao Davide. Ciao a tutti voi, grazie di essere qui. No, grazie a te che siamo qua alla tua festa, col tuo fans club, un fans club molto calmo, tranquillo, dai, anche durante la stagione. Ma di sicuro se siete qui, se siamo qui tutti insieme oggi è grazie a loro. Mi sostengono da sempre, mi continueranno sempre così, vengono alle gare quando possono e andiamo avanti così. È importante avere tanti seguaci, è bello perché è un giorno di festa per tutti quelli che piacciono il ciclismo e quindi andiamo avanti così. Allora, uno dei video più belli della stagione è il Giro d'Italia, quella scena in salita che ha dato una lavata a un tuo tifoso, giusto, del Fast Club che è qui, però sono quelle immagini belle del ciclismo e poi del Giro d'Italia anche. Sì, anche perché sto vedendo che più si va avanti più questa cosa tende a svanire. Non... il divertimento c'è, ma è sempre dietro alle linee, non esce quasi sempre fuori e ovviamente non siamo delle macchine, siamo anche noi degli umani e ogni tanto un po' di divertimento ci sta. E come hai detto tu, quel video è stata una cosa così a caso e dopo è cominciato a diventare un po' virale, hanno conosciuto un po' meglio Fast Club, ma comunque devo ringraziarli molto che mi seguono, appena possono mi seguono. Una delle cose credo belle del ciclismo è che la gente è vicino ai corridori, la gente può vivere il corridore. E vediamo comunque spesso queste immagini bellissime anche del bimbo e di voi campioni che gli regalate la borraccia. Sono le cose che appassionano la gente e che fanno avvicinare anche i ragazzi. Certo, io mi ricordo quando andavo a vedere le gare con mio padre, volevo le borracce ma ero molto timido e non riuscivo mai a chiederle ai corridori, quindi parlavo con mio papà e dicevo no, ma devi dirglielo te se te la danno, perché ai bambini la danno. E di fatti adesso che sono dall'altra parte riesco a capire che questa cosa è vera, è bellissimo, anche perché diciamo che si cerca sempre di allargare il ciclismo a più persone possibili, non è uno sport facile, ma comunque tutti quelli che mi sostengono a bordo strada sono utili fino alla fine, perché tante volte nelle salite soprattutto io mi rendo conto che senza voi che mi sostenete da casa o a bordo strada è veramente dura. Beh, molto bella qui. Tanto preparati un aneddoto, che poi te lo chiedo. Prima passo la parola a Andrea, poi dai, ci devi raccontare un aneddoto, perché il ciclismo è fatto di aneddoti e di cose belle, divertenti, che la gente magari non vede, Andrea. Io ne ho uno in questo momento, mi collego al discorso di Davide. Ora faccio i complimenti al Fast Club intanto, perché se siamo qui è grazie al Fast Club e grazie alla sua simpatia, perché si è fatto voler bene. Quindi il bello è che i suoi amici hanno creato poi questo gruppo fantastico e oggi, dopo terzo o quarto anno, siamo qua ancora, quindi ci divertiamo insieme ed è una cosa bellissima. Un po' di tempo fa era da me Davide e c'era una persona in studio. Quando lui è uscito, poi lui molto intimidito ha detto ah, ma è Ballerini, volevo chiedergli una foto ma non volevo disturbarlo nel tuo ambito, non volevo metterlo in difficoltà, perché cerco sempre da me di creare. Però gli ho detto guarda, io non ho detto niente, però Davide è una persona talmente umile che se mi chiedevi una foto o un autografo sicuramente era contento di farlo, quindi la prossima volta se posso farti contento lo faccio volentieri, anche se cerco sempre di non disturbare mai gli atleti, perché
qua per me lui è un amico, però capisco bene che è un professionista e cerco sempre di mantenere un po' una linea anche di rispetto nei suoi confronti, però so che Davide apprezza queste cose e sicuramente la prossima volta, se gli faccio fare un autografo, lui è anche, anche contento. Quindi grande Davide, sì. È il bello veramente quello che dicevo prima, la vicinanza comunque ai tifosi, e secondo me sono, come dicevi te Davide, sono importanti. Ti è venuto in mente un aneddoto, è qualcosa di divertente che succede, perché credo che in una stagione anche con la squadra, con i compagni. Ma diciamo che ci sono tante cose che non si vedono in televisione, soprattutto nelle gare, nelle gare a tappe. La cosa che mi rimane più impressa è Cavendish, quando, quando eravamo al Tour de France e io mi metto lì a fare il ritmo che avevamo prestabilito sulla salita per rimanere nel tempo massimo, perché spiego che dalla televisione queste cose non si vedono, ma diciamo che dietro all'arrivo dei primi dieci c'è una guerra per finire la tappa entro tempo limite, soprattutto per i velocisti. Quindi abbiamo delle nostre tabelle dove dobbiamo rispettare dei determinati vati, tutte queste cose qui. Io stavo, ero là che tiravo, stavo facendo i miei vati, sento, sento qualcuno che urla, no? Ho detto, boh, vabbè, sarà un tifoso, no? Continua a urlare, continua a urlare, ho detto, ma la voce sembra la stessa, mi giro e era Cav che urlava, che ovviamente diceva di calare, però tra di me ho detto, ma avevamo la radiolina, almeno che parla in radiolina, no? E invece lui è così, quando è un po' in difficoltà si mette a urlare, però vabbè, le persone bisogna conoscere, ma comunque è sempre fantastico. Beh, il famoso gruppetto dell'orologio, ragazzi, e vi assicuro che è una sofferenza, perché ho fatto parte tantissime volte al Giro d'Italia del gruppetto dell'orologio, e quando arrivi 5 minuti in anticipo ti arrabbi perché dici c'è ancora 5 minuti, giusto? Sì, no, difatti io mi ricordo al Tour de France due anni fa, no, è stato l'anno scorso che ho avuto una giornata veramente nera, e era la tappa che facevamo due volte il Mont Ventoux, quindi sono andato in crisi già la prima volta il Mont Ventoux, ero nel gruppetto con Cav e addirittura la seconda volta mi stavo staccando dal gruppetto suo. E lì è veramente stato un calvario, e devo ringraziare uno dei miei compagni che mi ha aspettato, mi ha preso e mi ha motivato, perché sennò, se non era per lui non penso di aver finito quel Tour de France. E quindi non si vedono queste cose in televisione, ma è sempre una guerra portare la bici all'arrivo, perché non è facile. Noi vediamo i fenomeni tra virgolette in televisione, perché quello che fanno è puro spettacolo, come ho visto anche quest'anno, però dietro ci sono altri 150 corridori che devono portare la bici all'arrivo, è veramente faticoso. Io dicevo sempre, quando dicevano arrivi 40 minuti, dicevo se stavo bene arrivavo davanti, ma arrivavo a 40 minuti. Spassata, dico, no, spassata mica tanto. Non è così. Ti chiedo due pensieri, allora, uno l'hai appena citato, Mark Cavendish. Un grande uomo, l'ho conosciuto in Quickstep, non pensavo veramente da... Una cosa che mi sono reso conto molto negli ultimi anni è che da fuori delle persone possono risultare in un modo, ma da quando le conosci possono risultare completamente diverse, come Mark, come Remco, che magari da fuori voi lo vedete come un ragazzo magari un po' presuntuoso, che risponde magari un po' male alle telecamere, ma da dentro è veramente un bravo ragazzo, fa squadra, e quindi con Mark ho quel grande ricordo che è successo al Tour quando ha eguagliato le record di vittorie di Merckx, e l'anno prossimo perché ormai sono già nell'ottica, l'anno prossimo cercheremo di superarlo, non sarà facile, ma mai dire mai nella vita. Poi il nuovo boss Vinokuro, tu l'hai già avuto come team manager, quindi com'è? Ah, devo dire che il nuovo boss sto sempre conoscendolo meglio, so che lui fa molto, molto triathlon, difatti il primo ritiro ci siamo trovati dopo la cena, abbiamo parlato un po', ho scoperto che lui ha un po' di difficoltà nel nuoto, e io essendo un ex nuotatore mi ha chiesto qualche consiglio, ho detto ma qualche volta volendo possiamo anche andare a nuotare insieme, quindi c'è un buon rapporto, questo di sicuro. Non è facile fare il general manager, questo poco ma sicuro, anche perché poi soprattutto lui si dà da fare anche nelle altre cose, fa i triathlon, fa gli Ironman,
ha vinto l'Ironman della sua categoria, quindi penso che solo la gente che fa sport a certi livelli riesce a capire cosa vuol dire. Io faccio fatica quasi a far parlare uno sport, quindi pensiamo un po'. Beh, cioè, Binocchio ha dentro uno spirito agonistico che fa paura, perché veramente non molla mai, quest'anno si è rivisto ancora. L'anno prossimo, quindi, siamo pronti, prossimi ritiri, programma? L'anno prossimo, nuovo team, per dire, diciamo che sì. Adesso partirò a dicembre, se non sbaglio tra il 4 e il 5 andiamo a Roubaix a fare dei test per la Roubaix. Poi dopo andremo direttamente a Calpe, faremo 2 settimane lì, facciamo altre 2 settimane a gennaio. Da gennaio torniamo a casa altri 3-4 giorni e poi facciamo 3 settimane in Colombia. Andrea, hai un bel programma. Io sono molto attento e ha detto quest'anno lui. Quest'anno vuol dire che lui è già proiettato, quindi vuol dire che la sua testa è già convinta a quello che deve fare. Io parlo ancora di aneddoti perché è quello che la gente vuol vedere. Sono qua vicino a Davide, è un mio amico, quindi faccio fatica a volte a vederlo per quello che lui è, un professionista, no? Un ciclista famoso, no? E mi sono accorto, lui mi ha regalato un body. Ero in bici e... Va bene il body? Va benissimo. Sono dimagrito a poco. Era la taglia in più, mi ha detto, quindi l'ho messo. E delle persone hanno visto delle foto, ma l'hai comprato, no, di ballerini, e hanno voluto venire a vedere il body e toccarlo con mano. Non che non mi rendo conto di chi è Valdini, ho a che fare con un po' di personaggi, però a volte mi dimentico un po' essendo amico, no? E lì mi sono avuto la conferma di cosa sono questi corridori, la gente quanto ama essere vicino ai corridori, e penso che tutti loro oggi in sala, essere vicino a un campione come lui, un'umiltà che ha Davide Ballerini, penso che sia un'emozione molto grande, quindi è una bellissima cosa. E qui in chiusura mi è venuto in mente quel giorno a Como che abbiamo fatto la puntata lungo lago. Il fratello di Ballerini, quel tifoso è stato micidiale, aveva fatto morire, perché poi dopo quel giorno lì non era finito lì con quel tifoso, perché sulla salita ti ricordi? L'abbiamo ritrovato, è veramente impressionante. Ma secondo me tante volte non mi accorgo neanche io, è veramente, ho tanta gente che mi conosce, che mi segue, che mi chiede delle gare, che chiedono anche ai miei genitori, devo ringraziare anche loro per il motivo che sono qua. È veramente un grandissimo movimento e sono contento di dare spettacolo e continuerò a darlo. Posso dire una cosa? Che la gente ama soprattutto una cosa, che sei sempre anche all'attacco, entri nelle fughe, hai il coraggio di azzardare, di rischiare, e i tifosi amano chi rischia e non chi rimane nascosto, quindi molte volte premia di più che quasi che il risultato. Hai ragione, però il risultato alla fine è quello che conta. Il problema è che, ad esempio, noi sappiamo, che ne so, magari i primi 3 del giro, ma già 5 anni fa che ha vinto il giro, adesso non mi ricordo neanch'io, ma qualche appassionato di ciclismo lo sa, ma non si ricorda che ha fatto secondo, terzo, o chi ha vinto la premio della combattività. Cioè, purtroppo il ciclismo è uno sport nel quale si deve vincere. Ovviamente ci devono essere anche ragazzi come me che animano la giornata, diciamo così. In modo. Però se posso dire una cosa, ho corso in bici, conosco gente che ha corso in bici, e credimi Davide, da ex corridore, se mi avessero detto puoi fare la tua carriera, io avrei firmato per farla, quindi sii orgoglioso di quello che hai fatto. Se ti ricordi bene, quando eri al Biassono ti portarono da me per Giorgio Vago e dissi in privato: guarda, secondo me questo ragazzo, se ha la testa come sembra che ha, avrà grandi numeri per fare grandi risultati, e comunque ho confermato quello che sta facendo, quindi gli auguro una grande stagione. La nuova squadra secondo me sarà una grande motivazione per lui, i numeri ce li ha, la testa anche, quindi forza Davide, siamo con te. dai, ti aspettiamo l'anno prossimo, dai. Va bene, sei sicuro? Dai, intanto facciamo un saluto anche agli amici di Bike Show che ti seguono e fanno un tifo per te. Un grande saluto a tutti gli amici di Bike Show, mi raccomando, seguitemi sempre sulle strade. So many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she says, I'm here with my friend. She got me thinking, and that's when I said. Bene, amici del show, allora siamo quasi all'arrivo, e quando c'è l'arrivo io passo la palla a Andrea. Quando c'è l'arrivo, il fanscat di Ballerini, che ringrazio, poi sono i numeri uno veramente loro, c'è il press,
e Ale, Andrea, che quando Ballero passa, non solo l'arrivo, lo riconoscono tutti, perché si urla quando Ballero arriva, si dice arrivi, 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 arrivi. No dai, fagli due, tanto fagli presentare. Allora, io sono il presidente del Fans Club, Davide Ballerini ovviamente, no, sono i miei soci, diciamo così, del Fans Club, soci, vabbè, Alessandro Botta e Andrea Ottolina. E cosa gli diciamo a Davide per l'anno prossimo? Che lo aspettiamo nella foresta. Un pavè. Sul pavè a Rubè. Noi ci siamo. Presenti. Presentissimi. Io dico solo grazie a voi, anche è un po' di anni che ormai siamo qua, quindi grazie a loro questa festa è possibile. Davide ha la fortuna di avere questi amici che lo supportano, perché sono amici. Avere un fan club secondo me è bellissimo per un corridore, quindi io a nome di Ballero dico grazie per quello che voi fate, sono sempre presenti, sono attivi, organizzano queste bellissime feste, quindi penso che per un corridore avere degli amici così sia una cosa molto molto rara. E diciamolo, chi ha preso l'acqua in faccia sulla salita? Eccolo qua. Allora, è uno dei video virali. Sì, è stata una cosa incredibile, perché non me l'aspettavo. Io ero lì che urlavo arrivi da 10 minuti e lui è arrivato, giustamente, ne aveva piene quelle cose lì, è saltato di testa e mi ha lanciato l'acqua, ma scherzando. Solo che la gente inizialmente non pensava che fossimo del fan club, quindi si chiedevano: questo è pazzo che lancia l'acqua alla gente. Poi dopo il magro fortunatamente ci conosce e l'ha spiegato in tele e siamo diventati virali, incredibile. Beh, intanto complimenti, continuate così e sempre forza Davide, giusto? Sì, sempre. Arrivi? Speriamo di andare al tour. Al tour, li aspettano un tour. Tanto noi ringraziamo loro e l'appuntamento è sempre con noi, con By Show, con l'amico schiavo Andrea. Ci vediamo più spesso? Assolutamente sì, adesso organizziamo un po' di cose anche con qualche corridore. Magari Ballero in mountain bike si diverte, ci divertiamo ancora con lui e facciamo qualche uscitina un po' fuori strada. Bene, siamo pronti, noi vi ringraziamo di By Show, ringraziamo anche Davide, un bocca al lupo Davide, l'appuntamento è sempre con noi, mi raccomando, seguiteci By Show TV. Grazie, ciao, ciao. Ciao a tutti!